Buonasera Londra, siamo qui con Ado Gruzza, tecnico nazionale della Federazione Italiana di Powerlifting, responsabile dell'Accademia Italiana della Forza e punto di riferimento per tutti gli sport di forza e potenza in Italia. Vediamo con lui l'esercizio del rematore, i punti base, le cose essenziali da sapere. Da sempre nelle pianificazioni e negli allenamenti della forza è inserito l'esercizio del rematore con bilanciere. Non crediamo che il rematore con bilanciere sia un esercizio così ottimale per una serie di motivi complessi. Sicuramente un esercizio in cui si fa un movimento di remata può essere interessante, però crediamo che possa essere sviluppato in maniera ottimale con attrezzi differenti. Oggi non abbiamo utilizzato un bilanciere, che è la nostra arma solita di lavoro, ma abbiamo preferito usare un kettlebell. Potete usare un manubrio, ma il kettlebell si presta molto bene perché il bilanciere ha il grande difetto di sovraccaricare molto la zona lombare, mantenendovi in una posizione isometrica neanche ottimale a livello fisiologico. Mentre utilizzando mezzi differenti potete andare a lavorare in maniera analitica sulla parte interessata e allo stesso tempo facendo un movimento complesso e interessante. Proviamo a vedere come sviluppa Simone questo esercizio. Prego. Vedete, sempre in una posizione controllata, parti in uno status di allungamento di tutta la parte posteriore, poi tira il peso verso di sé, senza mai cercare sbavature o facilitazioni, i buoni vecchi compensi. Questo per poter lavorare ottimamente sulla parte interessata, poggia pure. Come vedete, non sta appoggiando la mano non attiva su qualcosa, vai pure. Questo perché pur sebbene un appoggio dà una certa sicurezza, questo dà un falso senso di stabilità. La stabilità la dovete ovviamente ricercare e ritrovare voi. Come tutti gli esercizi di forza, è la propriocezione, la regina in questo caso. Per cui questo è un esercizio assolutamente complementare e assolutamente non indispensabile. Okay? Facciamo questo esercizio per lavorare la parte posteriore alta del corpo. Fine, non è un esercizio fondamentale, però è un ottimo esercizio se sviluppato in maniera come sempre ottimale. Questo è l'esercizio fondamentale per gli adduttori della scapola e come vedete tutti i feedback positivi che ha questo atleta dalla sua carriera di powerlifter si riveste in questo esercizio, per cui la capacità di stabilizzarsi, la capacità di mantenere una posizione coerente e forte su e svilupparla sul lavoro che sta facendo. Come potete vedere, lavorando con un kettlebell, nascono anche qua problemi di presa perché l'avambraccio è la prima cosa che si stanca molto spesso durante l'esecuzione di questo esercizio. Anche in questo caso lo sguardo dell'atleta è sempre rivolto verso il basso per non andare a corrompere la linea della colonna vertebrale. Per il resto, tutti i meccanismi di attivazione validi nelle powerlift si riversano anche in questo esercizio. Tutti i muscoli sono attivi in tensione, ma lavora a livello mobile solo quello che deve lavorare. Vedete che il resto è bloccato e non si generano compensi.